Iniziamo l'intervista, siamo con Valentino Davaz, figlio di Giovanni Davaz, titolare dell'azienda Poggio al Sole. Siamo nel comune di Barberino Tavarnelle, al confine di quello che è l'areale del Chianti Classico. Ti chiedo, Valentino, mi puoi fare una panoramica della vostra azienda, di chi siete, della vostra storia, delle persone, dei personaggi che l'hanno costruita e che stanno portando avanti un percorso, una storia, appunto? Certo, sì. Allora, siamo un'azienda in proprietà familiare. I miei genitori si sono trasferiti qui dalla Svizzera nel 1990 e hanno preso questa azienda Poggio al Sole, che al tempo aveva 6 ettari di vigneti, e adesso l'hanno portata negli ultimi 30 anni a una grandezza di 24 ettari. Siamo comunque sempre la maggior parte che viene gestita in famiglia, i miei genitori. Che si occupano della maggior parte delle cose. Mio padre, che è agronomo, segue le vigne, anche la cantina. Abbiamo una giovane enologa che si chiama Elisa Retini, che è da noi interna e con noi da 10 anni. In più abbiamo una forte squadra impiegata con noi tutto l'anno di 5 ragazzi che lavorano in vigna e un assistente che ci aiuta nella vendita diretta. In questi anni avete cambiato qualcosa nel vostro percorso di crescita in vigna, insomma, il vostro approccio, le metodologie di lavoro? Sì, certamente, ovviamente nel corso di 30 anni si adattano molte cose. Forse le più recenti, ma anche le più importanti, sono il passaggio al biologico nel 2016. Siamo produzione biologica anche certificata. Il passaggio all'allevamento di alberello, che oramai sono quasi il 50% dei nostri vigneti, che sono all'allevamento di alberello, hanno ridotto la produzione in quantità, ma certamente ha aumentato la quantità, la qualità delle uve. E forse il cambiamento più recente è il piantare vigneti in altitudine un po' più elevata, che negli ultimi anni abbiamo finito di piantare vigneti a altezze di 450 fino a 500 metri di altitudine, 3 ettari che entreranno in produzione tra ora e al 2023. Dicevi che il papà Giovanni Davaz è agronomo. In questo percorso siete stati assistiti, siete stati aiutati da collaboratori esterni che appunto vi hanno dato una mano, vi hanno indirizzato, vi hanno consigliato sia nella parte agronomica appunto, ma anche in quella enologica? Ma allora, la maggior parte, certo c'è un grande scambio che è molto importante. Ci appoggiamo però soprattutto a esperienze da altri produttori che con l'andare degli anni sono diventati anche amici molto, molto cari. Ora mi viene in mente Piero Lanza di Poggerino, Cosimo Gheriche di Rignana, che è qui vicino, Alyosha Goldschmidt e Arianna Gelbke di Corzano in Paterno, e Luca Cigala di San Giusto Arrentennato. E in questo appunto il vostro stile di vinificazione, anche qui questa domanda si collega a quella di prima nel vigneto, no? Nella parte agronomica. In cantina la vinificazione è cambiata, la maturazione dei vini, l'affinamento, il vostro stile è prettamente territoriale, innovativo. Mi dicevi di alberello, insomma l'alberello non è poi così comune di trovarlo. Nella zona chiantigiana ce n'è, ma insomma non è appunto così comune. In cantina avete questo approccio, se vogliamo, innovativo. Sì, direi che forse un cambiamento più notevole è stato che cerchiamo di andare a sbinare quando i tannini sono precisi e giusti. Questo richiede un metodo di lavoro molto, molto preciso, andare a annusare diverse volte al giorno per decidere quando si va a sbinare, in modo però da poi non dover più fare carifiche dopo, di arrivare ai tannini giusti in uno senza poi dover fare aggiustamenti dopo. Tramite chiarifiche. Inoltre poi lavoriamo anche più con botti grandi e non solo con le botti piccole in legno, qui soprattutto per i vini che fanno più affinamento, per rallentare anche la maturazione che fanno durante il periodo in cantina, per averli poi pronti quando escono e vanno sul mercato.
questo processo di affinamento che mi raccontavi, chiaramente poi porta alla produzione di un vino. Come lo definiresti il vostro vino? È un vino legato al territorio, un vino che esprime l'essenza del Sangiovese, uno con più facile beva, ricco, elegante. Beh, certamente come produttori abbiamo certi impatti che possiamo avere noi, come per esempio quando è che andiamo a svinare, però direi che la spinta più grande viene data dal territorio, sta a noi a cercare di mantenere quello che il territorio ci dà e a far sì che si presenti nel modo migliore. Ora penso i nostri vini si distinguono forse anche per un colore molto intenso, che comunque è dovuto alla mineralità dei suoli che abbiamo qui. Sono vini che sappiamo ora dopo 30 anni sono anche adatti per l'invecchiamento. Infatti un contadino molto anziano qui in zona mi disse che su una vecchia mappa del Chianti Classico c'era scritto i vini di Badia Passignano sono molto favorevoli all'invecchiamento, giusto per i suoli. Questa mappa addirittura risale al 1923, quindi l'ho sentito così e la nostra esperienza sottolinea questo dire. Un'altra cosa che mi sembra caratteristica che va per il suolo e che non è una coincidenza che diverse aziende sono su questo versante dove siamo anche noi, ora per esempio Fontodi, Rampolla, chi c'è qui vicino Cafaggio, Poggio al Sole, ma anche Badia Passignano, è questo versante tutt'uno che alla fine approfitta dello stesso suolo e che dà un carattere tipico ai nostri vini. Un suolo che riflette un po' l'anima di quello che è il Sangiovese di questa parte di territorio di Chianti Classico, appunto, con i suoi terreni, le sue quote. Insomma, mi dicevi che siete sui 400-450 metri, quindi che vive di queste escursioni, immagino di queste ventilazioni importanti, di un posto stupendo, bellissimo, del Chianti Classico. Senti, Valentino, per chiudere, insomma, questa intervista. Ormai sono 30 anni, 30 anni di un cammino, di storia alle spalle. Tu sei cresciuto, immagino, appunto, contornato da questi bellissimi paesaggi che vediamo dietro di te. Un'azienda che guarda un po', come dire, guarda al futuro, cercando di migliorarsi sempre con quelle accortezze che mi anticipavi prima. Quindi un'azienda di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro. E detto questo, ti ringrazio della disponibilità. Ti faccio un in bocca al lupo per tutto. Spero di venire a trovarvi presto. E comunque grazie. Speriamo anche noi di rivederti in persona presto. Grazie ancora e nulla, in bocca al lupo. Grazie.